una ratifica, una conseguenza di quello che viene deciso a Bruxelles. Ma ieri vi stavo rileggendo dei documenti, dei grafici, ho trovato un grafico, adesso la dovevo quando forse l'ho lasciato di là, che faceva vedere che noi abbiamo dato all'Europa 50 miliardi di euro, 50 miliardi, sono tantissimi, cioè 50 mila milioni che abbiamo dato all'Europa. Per che cosa? Per dei fondi, praticamente dei fondi a fondo perso. Pensate cosa avremmo potuto fare con quei soldi se non li avessimo regalati all'Unione Europea, perché di fatto sono regalati. E poi ci vengono a dire che non si può fare questo, non si può fare quell'altro, ci vengono a dire che dobbiamo fare dei tagli, ci vengono a dire che dobbiamo fare dei sacrifici. Cioè noi dobbiamo fare dei sacrifici e poi regaliamo miliardi a fondo perso all'Unione Europea. Questo non va bene, vengono a chiedere dei sacrifici a noi quando poi noi diamo dei soldi, così, cioè non mi sembra proprio il momento in cui possiamo fare i benefattori. Questi soldi, io dicevo proprio per fare un gioco di parole, siccome parlano di fondo salva stati, questi soldi noi li dobbiamo mettere nel fondo salva stati perché ci servono per salvare il nostro di Stato. In questo momento i soldi ci servono per salvare il nostro di Stato, per cui smettiamola di metterli in questi fondi e di stare lì, ma usiamoli per il nostro di Stato. Sto prendendo troppo tempo, fatemi dei cenni perché ogni tanto parlo troppo, per cui mi... un'ultima cosa e poi vi lascio sempre a proposito di soldi, perché purtroppo bisogna dire, quando si parla di Unione Europea si parla di soldi. Oggi pomeriggio parlavamo anche di fondi europei, questi famigerati, i famosi fondi europei, perché ogni tanto è positivo, si sente dire che l'Europa finanzia tramite dei fondi. Bene, peccato che ci si dimentica sempre di dire che l'Italia non usa buona parte dei fondi europei, dei soldi che ci spetterebbero. Noi abbiamo 30 miliardi che non abbiamo usato, che il nostro governo italiano non ha usato perché non è stato capace di usarli, non è stato capace di fare una progettazione decente. Ma cioè, ci pensate, 30 miliardi che l'Unione Europea ci dà, ma perché ci spettano, non è che ce li regala, 30 miliardi che ci spettano di fondi europei e noi non li abbiamo spesi. Ma, cioè, ma ci pensiamo quante cose potremmo fare con questi 30 miliardi e invece cosa succede alla fine? Siccome non li abbiamo spesi, glieli dobbiamo ridare indietro. Cioè, glieli dobbiamo ridare indietro. Questo è il nostro governo, un governo incapace anche di usare i soldi che ci spetterebbero. Per questo i nostri ragazzi che andranno in Europa faranno finalmente luce su queste cose, su questi meccanismi, renderanno più chiaro il meccanismo dei fondi europei, che è spesso complicato per gli imprenditori, è praticamente impossibile riuscire ad accedere a questi fondi perché hanno una progettazione, le autorizzazioni o i concorsi per arrivare ad avere questi fondi europei sono complicatissimi, per cui finisce che nella maggior parte dei casi riescono ad arrivarci soltanto le grosse aziende, mentre invece le aziende più piccole e le piccole imprese non riescono. Anche questo secondo noi è scorretto e sarà una delle prime cose su cui interverremo. Chiudo le lobby. Abbiamo iniziato parlando di lobby e di lobbisti in Parlamento. Vi sentirete dire che in Europa funziona molto meglio perché in Europa c'è il registro delle lobby. Beh, ricordate, se vi dicono così, ricordatevi che questo registro delle lobby che c'è in Europa è volontario. È volontario, cosa vuol dire? Che se uno vuol fare lobbying, vuol fare pressing alla Commissione Europea o al Parlamento Europeo, lo può benissimo fare senza iscriversi a questo registro. Per cui, come diceva Vito, non fatevi ingannare perché in questi giorni, purtroppo, andando verso le elezioni europee, in TV se ne sentono di tutto. Le elezioni europee, le elezioni sono una cosa bellissima, un esercizio splendido di democrazia, purtroppo hanno questo piccolo effetto collaterale che spuntano in televisione personaggi che non si vedevano da mesi, personaggi che non capiscono un tubo di politica, che fanno o di economia e fanno gli espertoni. Io vi invito veramente a informarvi, noi non vi chiediamo un voto, non chiediamo voti, chiediamo di informarsi, perché come diciamo sempre, se un cittadino è informato sicuramente poi vota per il Movimento 5 Stelle. Grazie. Prima di dare la parola a Pino, anche noi però faremo i lobbisti in Parlamento Europeo e noi andremo a fare una lobby, questo purtroppo lo devo dire Paola, mi dispiace, una lobby, e non una sola lobby, la lobby dei cittadini, questa è la lobby che porteremo al Parlamento Europeo. Grazie a tutti. Ma sono Dino, Commissione Finanze e Camera. Un sacco di spunti i miei due colleghi mi hanno dato. Voi dovete sapere che quando
quando noi facciamo una proposta al PD, ad esempio, in Parlamento, lo sapete cosa è la prima cosa che ci dicono? Quando una proposta soprattutto di buon senso, che non può essere non votata, la risposta che ci viene data è: ma non si può fare, perché c'è un contratto che vige, c'è una legge, c'è una normativa, c'è un qualcosa sopra che non si può fare. Anche noi ci chiediamo, ci guardiamo e ci diciamo: scusate un attimo, ma noi siamo qua a far cosa, se non le leggi? Cioè, ci sono delle leggi che ci impediscono di fare le leggi? No, no, signori, non esiste, non funziona così. Noi siamo in Parlamento, siamo lì per legiferare e le leggi le facciamo noi. Ad esempio, l'ha citato prima Vito, l'emendamento sugli affitti d'oro, quello che prevede, grazie al quale è possibile qualsiasi amministrazione pubblica su tutto il territorio italiano, entro un certo, con un certo preavviso, può recedere da qualsiasi contratto con chiunque, con un privato, per degli affitti, per l'affitto a un palazzo, quando questo è troppo elevato. Ecco, questa cosa qua non si poteva fare, ora con questo emendamento si può fare. Ecco, la risposta che alla prima, quando noi proponevamo questo emendamento, la prima risposta del PD era stata quella di ma ci sono i contratti non si possono recidere. Sì, si può fare perché noi siamo in Parlamento per fare le leggi, e le leggi prevedono anche questo, è possibile recidere i contratti. Un altro esempio è stato è quello che abbiamo proposto, una delle ultime nostre proposte, l'abolizione di Equitalia. Io già me li vedo i vari PDini andranno in giro per le televisioni a raccontare sì, ma l'abolizione di Equitalia sarà una normativa, una proposta populista. Equitalia, cosa vuoi che faccia, cosa serve? Questi soliti grillini che vanno a fare i demagoghi. E l'altra, sicuramente l'altro attacco sarà: sì, ma se non riscuote Equitalia, chi lo fa? Signori, lo fa lo Stato. Nella nostra proposta di abolizione di Equitalia noi prevediamo che lo Stato, attraverso l'Agenzia delle Entrate, si riprende in carico il servizio di riscossione dei tributi. È un servizio che deve fare lo Stato, non possiamo delegarlo a un ente terzo privato, un SPA, cioè Equitalia, che per legge, in quanto SPA, deve perseguire l'utile. Perseguire l'utile vuol dire che lei deve guadagnare per il servizio che fa, deve ricavarsi dei soldi, deve creare profitto, e non possiamo più permettere che si possa creare profitto dalla riscossione dei tributi, perché riscuotere i tributi e creare profitto vuol dire uccidere le persone. Questa cosa qua, se voi potete leggerla come una proposta populista, demagoga, noi ci facciamo belli sulla vita della gente. No, signori, no, perché finché non parliamo di queste cose e non proponiamo l'abolizione di Equitalia, non parliamo seriamente di queste cose, allora non si fa più niente, allora non si chiede che i fitti d'oro si possono cancellare, non si chiede neanche che le pensioni d'oro devono essere ridotte, non chiediamo nemmeno che ci debba essere un tetto agli stipendi dei manager, ma non il tetto che ha proposto Renzi, quello finto, quello solo sullo stipendio, la parte fissa e non quella variabile, cioè quella che prevede tutti i bonus e gli indennizzi e gli incentivi che arrivano a fine anno, come Moretti, 90.000 euro per 700.000 euro di bonus. Noi chiediamo che complessivamente tutto quello che guadagna un manager deve essere non superare un certo tetto, o comunque dovrebbe essere in rapporto con quello che guadagna l'ultimo operaio all'interno di quell'azienda. Ecco, noi proponiamo questo. Sono cose populiste? Sono cose di destra, di sinistra? Sono, per noi li chiamo, sono oltre, è per quello che diciamo che non siamo né di destra né di sinistra, siamo semplicemente oltre. Ultima cosa e poi finito: noi queste cose le abbiamo, ripeto, le abbiamo proposte, le stiamo proponendo, e io vi chiedo veramente, l'appello ha lanciato prima anche Vito, andate a chiedere, a rendere conto agli altri partiti che cosa hanno fatto fino adesso, nell'ultimo anno, non andiamo troppo indietro. Nell'ultimo anno di Parlamento, chiedete che cosa hanno fatto, chiedeteli di rendervi conto di tutte le proposte, di tutto quello che hanno fatto, e andate a fargli le pulci su quello che è stato l'ultimo anno. Ne scoprirete delle belle. Grazie.
Grazie Dino, e sempre prima di passare la parola a Stefano, vi ricordo che tutte le iniziative che portiamo in Parlamento, noi cerchiamo di coinvolgervi. Non so se avete visto, spesso apriamo dei mini siti temporanei, abbiamo aperto uno temporaneo che si chiamava Fuori la mafia dallo Stato, in cui vi chiedevamo di inviare delle mail ai senatori del PD, 2,5 milioni di mail arrivate ai senatori del PD. L'abbiamo fatto per Equitalia, su Aboliamo Equitalia, e lo faremo sempre, ogni volta che c'è un'iniziativa importante di cui abbiamo bisogno del vostro sostegno, noi vi chiederemo il vostro sostegno, perché è fondamentale, non possiamo essere da soli a sostenere le battaglie contro questa gente. Grazie. Sì, ciao a tutti, io non sono a Roma, io